Ciao, io sono Marco Annoni e mi occupo di bioetica ed etica medica. In realtà io mi sono laureato in filosofia ormai un po' di anni fa all'Università Statale di Milano, con una tesi dedicata al pragmatismo, cioè al pensiero americano. E poi nel corso degli anni ho fatto un primo dottorato sempre in filosofia a Pisa, dopodiché mi sono accorto che in realtà per il mio percorso era fondamentale comprendere qualche cosa di più delle scienze della vita e dei nuovi approcci alla scienza che oramai sono così prevalenti oggi. Sono stato più volte negli Stati Uniti, prima all'Università di Indianapolis, poi in altre parti sempre dell'America per studiare e approfondire il pensiero americano e infine ho applicato a un secondo dottorato. Dopo di questo ho cominciato a occuparmi di divulgazione scientifica e proseguendo il mio percorso ho completato la mia seconda tesi con un postdoc alla Medical School di Harvard sul mio progetto di ricerca che riguardava l'effetto placebo. Io mi occupo soprattutto di etica dell'innovazione della scienza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che mi occupo di capire e un po' anticipare quelle che sono gli impatti e le conseguenze che la ricerca scientifica ha oggi sulla vita delle persone e sul futuro della nostra specie o della nostra società. Mi occupo in particolare di due ambiti. Il primo è quello che riguarda le rivoluzioni nella scienza della vita, per esempio con le nuove tecniche che consentono di editare il genoma. È una delle grandi rivoluzioni del futuro e accanto a questa rivoluzione ce ne sarà un'altra che sarà quella che oggi vediamo nelle nostre vite già, la rivoluzione digitale e delle tecnologie dell'informazione. Nel mio lavoro mi occupo delle conseguenze etiche, quindi dell'impatto che queste nuove rivoluzioni potranno avere per le persone, appunto per la società o per la salute. Per Fondazione Umberto Veronesi sostanzialmente io mi occupo di due cose, sono il supervisore della parte di etica, è una cosa che contraddistingue Fondazione Umberto Veronesi, quello di avere sempre avuto una grande attenzione ai temi dell'etica, dell'etica medica e della bioetica, e poi mi occupo anche di divulgazione. Quindi giro un po' il paese, giro un po' l'Italia e cerco di raccontare alle persone appunto quello che sta avvenendo oggi nella scienza, le cose più affascinanti, più interessanti. Come hobby faccio da qualche anno arti marziali, faccio Kendo, che è un'arte marziale giapponese, che raccomando a tutti, è un qualcosa di molto interessante, si può fare a tutte le età. Una delle cose interessanti del Kendo è che non ci sono categorie. Ci si può trovare a combattere con persone magari di 70 anni o persone di sesso diverso o persone molto più giovani, ma non è importante perché nel Kendo emerge un po' la propria personalità e quindi io trovo sia una cosa molto affascinante perché dà l'opportunità alle persone di mostrare un po' come sono, di capire loro stessi un po' meglio come sono e quindi anche di cercare un po' di migliorare. Il mio consiglio è di trovare dei buoni maestri. Tutto il tempo in cui passiamo a lavorare e a cercare di crescere come studenti, come persone, come ricercatori, senza avere un maestro, è spesso tempo buttato o tempo che poteva essere usato meglio. Quindi il mio consiglio è di cercare oggi di identificare e di chiedervi chi può essere un buon maestro per voi, trovarlo, raggiungerlo e cercare di imparare quanto più vi è possibile da questa persona.